Scusi, come dice? Quest'uomo deve vivere con noi. Scusate, dove lascio le valigie? Ma quali valigie? Franco, calmati! Ci deve essere un errore, ci deve essere un errore. No. Nessun errore. Il signor Calderon della Hoya e la signora Fritzenwalden sono i tutori legali, pertanto devono risiedere in questo domicilio. Avete capito? Ve l'ho notificato. Buongiorno. Ah, sì, buongiorno. Adesso mi dici, Franco, la verità. Che vuoi? Cosa cerchi? Che vuoi? Ti vuoi prendere la nostra fortuna, la casa? Per favore, non parli così al mio signore. Non sa com'è quando lui si arrabbia. È peggio di un lupo feroce. Bene, avete finito? Adesso tocca a me parlare. Se fosse per me, sarei a 1000 chilometri da qua. Però il giudice mi obbliga a occuparmi di questa famiglia. Credetemi, mi piace molto meno che a voi altri. E questi bambini? Quello della famiglia? No, sono amici dei ragazzi venuti a... Sono amici. Evaristo? Sì, signore. Per di qua, per favore. Bene, bambini, ci vediamo un altro giorno. Venite quando volete, siete sempre benvenuti. Vi farò una torta. Sono simpatici, però. Thomas, fai bravo. Non so, granella di cocco, cioccolato. Sei stato un po' sgarbato a cacciarli da casa come cani. Non mi piace per Chiudi niente. Chiudi la bocca. Ben detto, conte Massimo. Anche voi, però, eh? Perché siete in quello stato deplorevole? Perché? Perché quelle piccole bestie ci hanno attaccati. Ci avete attaccati per primi, È la verità? Bene, silenzio. A partire da ora non voglio sentire volare una mosca. Non ci dirà che cosa dobbiamo non fare. Non una mosca, ho detto. Ora mettete tutto a posto e cambiatevi, poi parleremo. E per finire, è chiaro che la legge ci obbliga purtroppo a vivere insieme. Anche se non ci piace. A me sì, invece. Che dici, Thomas? Leva la mano, levala, aspetta, sei matto. Tanto ricomincerà a parlare e finché non avrà letto i 4 tomi della Bibbia di Krigor Akan, non starà zitto. Non saranno tollerati commenti simili, principessa. Oh, la vedo difficile, a meno che non le si secchi la lingua. Beh. Non tollererò nemmeno discussioni o provocazioni da entrambi i lati, è chiaro? È chiaro? A partire da questo momento, d'ora in poi, le regole le faccio io. Scusami, invece le regole le fissiamo in due perché sono io la tutrice dei ragazzi. Ti stai sbagliando, cara Delfina. L'uomo è l'unico a comandare in famiglia. Maschilista! Bene, bene. Vedo che almeno su questo punto andate d'accordo. Allora, per sigillare questo patto d'alleanza, stringetevi la mano. No, mi rifiuto di stringerle la mano, sennò infetta anche me e mia madre. Datevi la mano e fate silenzio. È incredibile il circo che state facendo, non ci posso Guarda credere. Guarda che se non ti piace te ne puoi andare. Ma certo che me ne vado. Sì, anch'io. No, per favore, aspetta, non lasciateci soli, vi prego. Riconosciamo al conte minimo il merito di aver tolto i bambini dall'orfanotrofio. Mi chiamo Massimo. Bene, bene. Hai capito? Però non fare così per un dettaglio come un nome o un altro. Franco, resto, le streghe sono molto peggio. Ma che dici? Non capisci? Sono fatti della stessa pasta. Sono disgustato, non lo sopporto più, me ne vado. Nico, non te ne andare, per favore. Non ci posso credere, ma lo hai sentito? È pazzo, pazzo. Prendi una borsa. Mettici tutte le tue cose, perché ce ne andiamo subito. No, io non me ne vado, no. Ma se hai detto che... I bambini hanno bisogno di noi, vogliono stare con noi e ma io per non favore, posso... vuoi restare qui e obbedire a quel tipo? Non capisci che si è alleato con Delfina, che vuole liberarsi di noi? Fai i bagagli e vieni con me. Beh, è proprio per questo che non posso lasciarli da soli, esattamente per questo. Ascolta, fratello, i bambini hanno Flor, hanno Greta, saranno al sicuro. Ma mentre io non... Tu cosa?
Nico, vieni con me, per favore, non mi lasciare, dai. Hai bisogno di me? Ma certo, certo, sì, ho bisogno di te. Sembro forte, sembro capace di affrontare tutto, ma non è così. Mi sento solo ora. La verità è che ho bisogno di te, sei mio fratello. Non puoi lasciarmi solo adesso. Non mi lasciare solo, Nico, per favore. Dai, ti preparo la borsa, eh? Io ti voglio bene. Ti giuro che sei la persona più importante per me. Ma non posso, no. No. Perdonami. Va bene. Allora, ciao. Ciao. Massimo, se vuoi la calma in casa, di a questa di mandare via quella bestiaccia. Sono allergica, mi fa stare male. Noi invece siamo allergici alla tua cattiveria e riusciamo a trattenere gli starnuti molto bene. La scimmia non se ne va, punto. Invece se ne va e basta. Non se ne va. Invece non se ne va. Invece se ne va. Invece se ne va. Invece se ne va. No e no. La scimmia non lascerà questa casa. Meno male. Bene, bene, molto bene. Però non vivrà qui dentro. Come? Starà in giardino. Allora va bene. Allora? Sto aspettando. Stringetevi la mano. Io le stringo la mano se mi promette che non farà una sola cattiveria, altrimenti tutto il veleno che ha nel sangue la farà contorcere dal dolore. Datevi la mano subito, non ve lo ripeterò più. Molto bene. Bene. La verità è che mi è mancato molto cantare così insieme. Puoi dirlo forte, amico. Secondo te un giorno riusciremo a formare un gruppo? Non lo so, però se lo facciamo ci serve gente. Mi spiego, mentre Clara e Nata non ci sono... Sì, è vero. Nata che starà facendo in Spagna? Ah, non lo so. Che ti è successo? Va tutto male, Bata. Lasciamo stare o mi deprimo veramente. Scusami, no. Ti ho fatto male. No. Come puoi farmi male quando mi fai entrare in questa stanza così carina? Mi sento così vivo. Davvero? C'è un'atmosfera magica. Un albero dentro una camera non lo avevo mai visto prima d'ora. È così originale. Mi fa pensare al baobab del Piccolo Principe. Che bello qui, che bella stanza. Ah, ti ringrazio. È meraviglioso. Vorrei ringraziarti per avermi aiutato a salvare i bambini, no, davvero. No, sul serio, io non vorrei... Non ho niente di cui ringraziarmi, io... Anch'io ho dei bambini. Hai figli? Non lo sapevo. Non figli, no, ecco... Sono bambini di strada che però non stanno più in strada. Io offro loro una casa da mangiare, affetto e li abbraccio, gli regalo un po' d'amore. Tutto qui, capisci? Che bello! Bravissimo, sei davvero grazie, bravo. Grazie. Quanti sono i bambini? Pochi. Quanti? 237. 237? E 15 la domenica. Ma sono tantissimi. Mi riempiono l'anima. Non ci posso credere, è così bello, davvero. Io mi vanto dei miei 4 nanetti e invece... Beh, sono bambini. Posso farti una domanda? Lo so che te l'ho già fatta, ma non mi spiego come una persona Chiedimi come te... tutto quello insomma, che vuoi. Un angelo e per niente egoista possa lavorare per un tipo... come quel conte che è davvero un uomo insopportabile, è un cretino, è un... Beh, sai, non lo so. È un lavoro. E il lavoro è lavoro, niente di più. E ti dico una cosa, l'unico angelo sei tu. Davvero. Bambini, che bello vedervi. Complimenti per la stanza. Ti lascio in buona compagnia. Va bene. Ciao ragazzi, state bene, eh? Ciao. Ciao. È un piacere per me. E farò allargare la porta. No, mi ero distratto. Ciao ragazzi, divertitevi. Ciao. Grazie. È così buono. Vogliamo parlare con te, eh? Il patto con Delfina. È finto, vero?
No, non è finto, Thomas, è vero. Ma, Flor, non vorrai davvero ascoltare e obbedire a tutte le sciocchezze che dice quello stupido? Quale stupido? Lui è il capo, bene, che dici? Questo è da vedere. Quello che dico è che se il Conte Minimo ci ha aiutati, io sono disposta ad ascoltarlo. Se non siete più in orfanotrofio, è grazie a lui. Quindi se vuole che faccia pace con Delfina, io farò pace con Delfina. E se Delfina rompe il patto, che farai? Io dico che lei non lo romperà. E se lo rompe, allora anch'io. Fine della storia. Finita, maledetta! Figuriamoci, lo sapevo che un patto con te non poteva durare molto. Scusa, che sarebbe finita? Tu sei finita, serva parassita. Sì. Ah, serva parassita, sai cosa? Ti faccio mangiare la coda di cavallo. Qualche problema, signore? No, la stavo solo pettinando. Davvero? È bello che rispettiate il patto. Adesso sono stanco e spero di stare un po' in pace. Sì, se fosse per me regnerebbe una pace da cimitero in questa casa. Sono d'accordo, la penso anch'io così. Che coincidenza, che bello. Dica quello che vuole, ma io non intendo affatto arrendermi. Sono della stessa idea. Prego, che state facendo voi qui? Questa adesso è la stanza del conte, il mio signore. Quindi ora voi due volate, 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 subito volate. Perché tu non volare via, che somigliare a Oca. Barrito. Che? Pardon, però il mio nome è con la V. Labio dentale, Evaristo. E Barrito. A che ora si mangia in questa casa? Tra un'ora più o meno, giusto, cara servetta? Tra un'ora e 10 minuti, piccola leggera. I bambini mangiano prima, vero? No, loro mangiano con noi. Con il personale di servizio. Mi risulta, caro Minimo, che in questa casa i minimi, i servetti, i bambini, le streghe mangiano tutti insieme perché ci vogliamo bene tanto tanto, quindi restiamo uniti. È uguale, per me non è un problema, non resterò per molto tempo. Mi sembra comunque una buona idea che a partire da stasera i bambini mangino con il personale di servizio. Decidi tu, Delfina, eh? Sì. Anche se, pensandoci bene... No. Meglio se mangiano separati. Carissimi, adesso vado a rilassarmi un po' prima di cena nel mio idromassaggio. Affogaci dentro. Ma quarta cosa mi tocca sopportare. Flor, non mi dare le scosse elettriche, mettiti un salvavita, è meglio. E non mi fare le boccacce. Perché? Perché sennò cosa mi fai? Bambina mia, finalmente! Guarda che meraviglia! Che lusso! Sì, ma vorrei che la stanza fosse stata pulita per bene. Guarda quei sacchetti, ma guarda che disordine! Non ci pensare, cara. Facciamoci un bel bagno, siamo tanto stressate. Ah. Oh, che bellezza, figlia mia! Che bello! Te lo dicevo che ci voleva un bel bagno, avevo ragione o no? Metti un po' di musica. Aspetta. Per favore. Oh. Ah, che bello! Questa è vita. Just a jackknife has made him deep, and it keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth deep, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears Mac Heathy. Not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning lies a body oozing light.
Lo so perché non ti piacciono i miei bambini, perché hai paura e vuoi sapere perché? Basta, principessa. Non sono la tua principessa, non chiamarmi così. Ma che donna, che colpa ne ho se è il tuo nome? Io direi piuttosto che Conte. Io almeno sono diretta, non come una certa persona che nasconde le cose. Non nascondo niente, sono trasparente. Oh. Ah, cosa? Faccia di bronzo. Tu non sei trasparente, sei falso. Falso come una banconota falsa. Ho tutta la trasparenza che deve bastare a una donna. Oh, eccolo qui, il maschio di casa. Lo sai? Questo è il difetto che mi piace di meno dei tuoi 33 milioni di difetti. Quello che mi manda più in bestia è la tua presunzione. Pensi di essere perfetta? Ma certo che non sono perfetta. Se lo fossi, avrei tirato fuori i bambini dall'orfanotrofio senza di te. Se lo fossi, mangeremo tutti insieme come una famiglia. Aspetta, principessa. Non sono la tua principessa, mettitelo in testa. Quanto mi piace. Oh, tesoro, non c'è niente di meglio di un bel bagno. Sì, ma ora devo ricordarti che dobbiamo cambiarci per la cena. Oh, perché? Perché? Non abbiamo scelta, andiamo. Sì, hai ragione. Che succede? L'acqua si è indurita. Eh? Non riesco a muovermi. L'acqua è diventata solida, che facciamo? Questo è cemento! Aiuto! Aiuto! Venite! Siamo intrappolate! Aiutateci! Aiuto! Venite! Oggi liberi! Forza! Dammi la mano! Ti prego! Aiuto! Aiutateci! Aiutateci! Ti prego! Divertiremo stasera? No, me ne vado, ciao. Aspetta, ma dove sono? Una parte, è che... Non mi piace la discoteca. Ah, no, qualcosa c'è, non è la discoteca che non ti piace. Sì, è vero, è che non dovrei essere qui, dovrei lavorare, darmi da fare, invece di rimandare sempre tutto. Bene, allora vai all'università, no, almeno avrei... No, l'università non è il momento di studiare, devo lavorare, devo aiutare i miei fratelli, devo allontanarli da quella gente in casa mia. Comincerò con le due streghe, poi passerò a quel dannato Conte, quindi non andrò in discoteca, va bene? Entriamo. Ehi! Tutto questo è frutto della tua mente diabolica, brutta ribelle! Quando usciremo di qui ti giuro che te la farò pagare! Restate calme, avanti! Magari è un nuovo trattamento per la pelle, perché per uscire dovete strusciare contro il cemento e vi liberate dalla pelle morta come serpenti strusciati. Flor, ti prego, ora basta. No, cacciala! Cacciala via! Non ha rispettato il patto! Cacciala via, Massimo! No, Flor, non c'entra, siamo stati noi. Siete voi? Certo, i miei poveri bambini sono inciampati in un sacco di cemento rovesciandolo in acqua accidentalmente. È stato un caso l'abbiamo fatto apposta. Filate in camera, faremo un discorso molto serio. Conte, per favore, non li sgridare, era solo uno scherzo e poi ci hanno fatto un favore. Sono così buffe. No, per favore. Conte, Conte Massimo, no! Non te ne andare! Chi ci proteggerà ora? Chi ci salverà? Devono restare così, bloccati nella vasca. Scusate, mi dispiace dirtelo, ma la ha preso? Oh, ha preso? No. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Buona a nulla, non ti azzardare, no! No, tanto non cede! Boniglia, non ti preoccupare, tanto loro qui stanno bene, sono proprio un amore. Spero che quel tipo non venga a dirmi qualcosa, perché ne ho già abbastanza di conflitti interiori. State calmi, perché sono il fratello maggiore e vi difenderò io, perché neanche a me piace quel tipo, non lo sopporto, non lo sopporto proprio. Ma perché non ti piace? Per me è forte! Ditemi di chi è stata l'idea del cemento nell'idromassaggio. È stata mia. Tua. Adesso vedremo quanto gli piace ancora il conte, eh? Thomas, questo non me lo aspettavo davvero da te. Sono davvero stupito che ti sia venuta un'idea così buona. Sul serio? Ti piace? Volevo che le streghe sembrassero due statue, forte, eh? Conte! Ragazzi, ascoltate, gli scherzi e i giochi hanno un limite, eh? Che altro?
Non si può mettere troppo a rischio la salute di tutta la gente, mio signore. Sì, certo. No, no, qualcuno può farsi male con questo tipo di scherzi, capite? Sì, è vero, però che cosa vuoi dire? Che non era un'idea bellissima, no? No! Ci avete creduto davvero? Ma si può sapere cosa... Cosa volevi fare? Dammi qua! Vattene via subito! Dobbiamo fare un discorso molto serio. Me ne vado perché me ne voglio andare, non perché me lo dici. Ma come le dico io. I miei bambini sono stati davvero bravi. Hai visto che faccia avevano le streghe? Così imparano, gli sta davvero bene. Che orrore, ma come hanno potuto? Quei ragazzi hanno esagerato, adesso li sgrido subito. Sono riuscito a stento a calmare quelle poverette. Ti dico una cosa. Smettila di prenderti gioco di loro e di difendere i bambini incondizionatamente, capito? No, ecco, ti ho mentito. In realtà penso che i ragazzi abbiano fatto bene, ci siamo divertiti. Immagina quelle due come due mummie egiziane che camminano così. No, non è affatto divertente, principessa, stanno soffrendo. Per favore, per una volta che tocca finalmente a loro, impareranno che cosa significa soffrire un po'. Già me le immagino. Aiuto, le mie unghie, le mie povere unghie. Ti ho visto, hai riso. Ti ho visto, smettila di fingere. Sai che sarebbe ora che ti togliessi una buona volta quella maschera da conte amareggiato e che ci mostrassi il tuo lato umano? E se accettassi di toglierla? Non so, magari ti piacerei, no? Io? Perché io? Perché hai qualcosa che mi fa sentire una persona migliore. Non so, sei così naturale, così selvaggia. Smettila! Basta con le lusinghe, perché non riesco a capire se il tuo era un complimento oppure un insulto. Io... che cosa? Il mio albero. Il tuo albero? Si è appena illuminato. Che è successo? L'albero si è illuminato! Roba da matti. Incredibile. Matta, completamente matta. Matta come la scimmia che non trovo più, l'hai vista? Vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Ehi, ma non vuoi andare? Zitti, al bar! Ma quella è la Lassi! Sì, proprio lei, proprio lei! Che sfacciata! Wow! Sì. Bella gonna però, eh? Sì, è un po' corta, vero? Guarda un po', che succede? Ti ho presa con le mani nel sacco. Questo vi aiuterà a superare questo difficile momento con grande dignità. Manca un po' di alcol, caro, versamene un po', dai! No, gonfia moltissimo, insomma, vuoi proprio vedermi impazzire? Tranquilla, Cici, Claudio ha già pensato a tutto. Vi leggerò questa meraviglia che si intitola Platero e io di Juan Ramón Jiménez. No, tesoro, no, per l'amor del cielo! Vuoi vederci impazzire del tutto? Lascia quel libro, per favore! Mammina... Mammina, che c'è? Voglio tanto il mio lettino caldo e asciutto. Voglio uscire di qui. Quando sarò libera, mi vendicherò. Prenderò il cemento e ce li imprigionerò tutti. Stai tranquilla, mia cara. Perché quando io sarò fuori di qui, prenderò 100 sacchi di cemento e ti giuro che non dimenticherai cosa farò a quei mocciosi. Cinietta, vieni. Tu che ci fai qui? Vieni, vieni, vieni. Vieni dalla zia, non ti nascondere. Smettila di giocare a nascondino. Leggiamo. Allora, Platero è piccolo, peloso, morbido. Non è possibile. Tanto morbido fuori che si direbbe fatto tutto di cotone. Come la mia scimmia, un animale piccolo, peloso e morbido. Tanto morbido fuori che si direbbe fatto tutto di cotone. Basta ora! Se sei venuta a prendere in giro queste due signore in crisi, io ti assicuro, ok? Non la passerai, liscia. Che c'è? Piccola serpe, quando esco di qui vi faccio vedere io a te e a questo perfido animale. State litigando per caso? È stato un incidente, è solo non un incidente. Non è stato un incidente, ma non è colpa vero di quella iena e della sua scimmia. Adesso schifosa. Basta, sono stanco. Non sopporterò oltre questo clima litigioso. Ho appena preso una decisione.
Quale sarebbe la tua decisione? Spero che non vorrai cacciare la scimmia. Ho deciso che a partire da domani la casa verrà divisa. Eh? Cosa? Come? Un settore sarà per Flor, Greta e i bambini, mentre l'altro per Delfina e Malava. Sì, io non capisco perché devo condividere la mia casa con una nullità. Non mi sembra che abbia alcun senso e non lo prendo nemmeno in C'è considerazione. Come di pipì. Che umiliazione, ma... No, tranquilla. Evaristo, fai qualcosa. Che schifo, è peggio di prima. È l'unica soluzione, fiorellino mio. Non ti azzardare mai più a chiamarmi Fiorellino. Vedi che cosa succede? Perché non dai il giusto Evaristo? Nome? Molto bene, è la prima volta che qualcuno riesce a tappare la bocca. A partire da domani, l'unico che potrà circolare per la casa liberamente sarò soltanto io e le persone che mi appartengono. Da adesso possiedi anche le persone! Non sono padrone delle persone, solamente del cuore delle donne, principessa. Di tutte. Evaristo? No. E la scimmia in giardino. Non mi sembra affatto corretto perché... Il giardino! E niente discussioni. Lo vuoi nascondere? Se torna il proprietario sono nei guai, hai capito? Lo sai che se voglio chiamo la polizia. Ah, sei un informatore. No, non mi piacciono le ladre, tutto qui. Davvero? E a me non piacciono i figli di papà come te, ridammi il portafoglio. Non sono un figlio di papà. No, sei molto viziato invece. Come tutti i ragazzini ricchi e snob che la mamma e il papà ancora imboccano. Certo, e tu sei un giustiziere che ruba i ricchi per dare ai poveri. Ma smettila, chi pensi di essere Robin Stai Hood? Stai zitto, chi sei tu per giudicare, eh? Tantomeno me, idiota. Non sai nemmeno cosa significa lavorare. Ti sbagli, in questo momento cerco lavoro. Cerchi lavoro? Dove? Cosa? Non sai fare niente? Quello che sia, non ho preferenze, farò qualunque cosa. Sul serio vorresti fare qualunque cosa? Oh, sì. Ah, bene, so che cercano qualcuno per un lavoro, però non è un buon lavoro, è pagato poco. Ma se ti interessa lo stesso... È legale. Sta tranquillo, tesoro. A un ragazzino viziato come te mai raccomanderei un lavoro illegale. Dammi l'indirizzo. Dammi il portafogli. Devo riconoscere che sei così graziosa, Delfina, che persino il cemento ti dona. Ah, Massimo, sei così galante. È sicuro che quell'odore se n'è andato? Che serata incantevole. Ma cos'è quest'odore? La signora? Mami, puzza, sono una puzzola. No, un ratto. Lorenzo. Oh, che peccato, conte Massimo, davvero, che la nostra prima cena insieme si svolga in questa situazione tanto deplorevole. Si rende conto, caro, dei mostri che affrontiamo qui? Ora mi capisci, vero Massimo? Hai capito perché li ho messi nell'istituto? Perché quei bambini sono carini, sono buoni, però sono tremendi. Ma certo, cara, come non potrebbe capirti? Non vedi che è un gentiluomo, che è un vero signore? Con permesso, vado a cercare il sale. Vado io, mio signore. No, ci vado io. Oh. Qualcuno vuole il pane? Martin, non puoi giocare con il cibo, insomma. Ricordati che siamo in una contea governata da un conte. E noi dobbiamo comportarci come? Come conti. Non possiamo toglierci il cibo dai denti. Non possiamo scambiarci i piatti. E non dobbiamo prendere l'abitudine di fare il bagno in vasche piene di cemento. Perché ho visto la Meno male che non dobbiamo mangiare con quelle. Non ti senti la psiche sollevata? Sì, ti giuro che mi sento... Voi non vi sentite più rilassati? Questa Bene, mangiamo. Tranquilla. Che ti succede, Tommy? Non ti piace la cena? Sì. Ma stavo pensando alla scimmia. Alla scimmia che sta fuori. Non la butteranno nella spazzatura? Ah, ma come si fa a buttare una scimmietta nella spazzatura? Non si può lasciarla nella spazzatura. Anche tu sei preoccupato per la scimmia? No, è per un'altra cosa, ma non ci fare caso. No, andiamo, un po' di allegria, di buona volontà, di gioia. Siamo qui, dobbiamo essere felici di vivere. Adesso cantiamo. E cantiamo una canzone che fa così. Solo vos, con un tibio abrazo vas marcando el paso, este juego es la razón. No importa demasiado si estás a mi lado, dame tu amor. Y escucho el tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac. Cuento los segundos que faltan para ver. Che cosa ci fai qui, spiandoci nel mio territorio? Che cosa c'è? Non posso cantare? Oh, certo che sì, perdonatemi per avervi interrotto. Per favore, continuate, anche a me piace l'allegria. Ma per favore, te lo leggo negli occhi. Se ti piace l'allegria, vai a divertirti con i tuoi simili, perché qui siamo i bambini e il personale di servizio.
Ma perché sei così aggressiva? Ero venuto in pace. Ma se vi dà fastidio... No, 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 aspetta! Manderei via la scimmia. Ti importa tanto di lei? Sì. Il fatto è che mi ricordo una storia che mi raccontava Greta. Io? Sì, tu. E com'era? C'era una volta, in un paese molto, molto lontano, una scimmia che era molto coraggiosa e che amava cantare. E quel giorno fu nominata presidente della contea. E il suo primo ordine... Cosa ordinò? Di cambiare l'inno con una canzone che diceva... Che diceva? Che diceva? Viva il conte! Viva il conte! Ecco viva quello che diceva! Conte! Conte! Viva il conte! Conte! Viva! Conte! Conte! Ma quello è tutto male, conte! Sbaglio! Si chiama schizofrenia paranoide. Diciamo anche che passa da cattivo a buono con una velocità... Cambia faccia come una frittella. Bene, si è fatto tardi. E dobbiamo dormire, giusto? Bene. Signore, mi farai tenere la scimmia, no? Dopo tutto quello che ti ho detto? No. No. Delfina è allergica al suo pelo e la casa non è adatta per tenere animali simili. E qualche altro animale, come un coniglio o qualcosa del genere? Sfortunatamente in questa casa gli animali non... Thomas! Thomas! Mi capite, no? Non l'ho fatto per cattiveria. Quel tipo, Massimo, ne fa una giusta e due sbagliate. Ascoltami, adesso devo andare. Tu finisci di mangiare e vai a dormire, va bene? Perché lo sai cosa faccio adesso? Mi guardo questo super film per bambini. È su un cerbiatto, lo hanno messo in digitale, capisci? Ma che vuoi sapere tu? Flor, ti posso parlare? Sì, che c'è? Perché sei così triste? Sono angosciato per Franco, che è solo... Però sono anche preoccupato per i bambini e non so cosa fare, non so davvero cosa fare. Sì, che lo sai, ma non ne hai il coraggio. Io voglio stare con Franco. Per la prima volta in vita mia mi ha detto di avere bisogno di me, mentre finora quello che si è sempre fatto aiutare ero io e allora ecco perché io mi... Nicholas, va da Franco. È vero, ha bisogno di te e inoltre i bimbi staranno bene, mi prenderò cura di loro con tutta l'anima. Li aiuterà Greta e c'è il conte che non sarà la persona migliore del mondo, ma perlomeno è meglio delle streghe. Dico davvero, puoi andare. Va bene, lo farò. Però non voglio che pensi che stia scappando dalla mia responsabilità di prendermi cura dei miei fratellini, perché non è così. Ma quando hai il cuore più grande e buono del mondo, sta tranquillo. Davvero. Ciao. Grazie. Figurati. Ti giuro, Evaristo, che ho la sensazione di aver sempre vissuto in questa casa. Signore, lasci che le dica questo. Lei è molto strano, imprevedibile. All'improvviso ha questo amore per i bambini, quando non ha mai nemmeno guardato un bebè, mentre adesso assomiglia proprio a una babysitter. È che questi bambini, non lo so. Non lo so, Evaristo, non lo so. Bene, vai a dormire, qui finisco io. Buonanotte. Buonanotte. Chissà perché ho la sensazione di conoscere già questa casa. Federico, aiutaci a trovare il nostro cammino. Fa che siamo felici, che stiamo bene. E aiuta quel conte a essere un po' più buono. Un po' più sensibile e meno maschilista. Non credo che questo sia possibile, però aiutaci. Tutto questo ti potrà sembrare una cosa impossibile. Sento nel recuerdo.
piel que te pongas, ni cuándo, dónde y cómo, ni el nombre que te nombra, porque sé que estás cerca, te siento en carne viva. Se ti tocco non mi darai la scossa. Non lo so, ultimamente non capisco se ho tutti i cavi collegati. Allora voglio provare. No! Principessa... No! No! Scimmietta! Vieni, vieni, vieni! Povera piccola, chissà com'è spaventata. Il giardino non le piace. Scimmietta! Che ci fa questo animale qui? Oh, che bravo, l'hai trovata tu, poverina! Certo, ora capisco tutto. Sicuramente ti ha visto e ti ha confuso con papà scimmia. Portala via, non la voglio più vedere in questa casa. Vieni, vieni, vieni Greta con me. Non gridare, che le metti paura. Sono più spaventato io, vieni, perché vieni, ti ho sognata. Vieni, scimmietta, vieni da me, eccola. Chi ti credi di essere per avere il diritto di sognare con me? Che cosa credi che so... Ah, mi stai dicendo che stanotte mi hai sognato. Allora la signorina Flor non mi trova poi così orribile. Non era un sogno, era un incubo. Greta, yeah, con te, chiamo l'associazione per la protezione animali perché vengono a prendersi la scimmia. Su. Vengono a prendere Delfina? Non fare la spiritosa. Allo? Ah, ah, società protetta dagli animali. Senta, serve che venire immediatamente a casa Fritzenwalden a prendere uno scimmione. Ja, uno scimmione peloso e con coda larga. Pardon? In che lingua pensa che parlo? Che lei non mi capisce, Fräulein, eh? Nico! Mi hai detto che hai bisogno di me ed eccomi qui. Ti sei pentito? È che non mi hai mai detto una cosa simile. E mai ho pensato che tu, l'eroe del film, aspetta, avessi aspetta, bisogno senti, di me. Senti, aspetta, aspetta un po', ascolta. Non ci sono vincitori né perdenti, niente. Ho bisogno di te come fratello. Voglio cambiare vita. Voglio che noi due cambiamo vita insieme. Ecco, ti offro il mio petto. Di qualunque cosa tu abbia bisogno, io sarò qui in qualunque momento. Anche io ti voglio bene. Sono davvero felice che tu sia qui. Sei mancato. Mi fa... Piano, mi stai stringendo troppo. Aspetta, 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 Nico, bravo. Scusa, ascolta. Non volevo. Ti dico cosa voglio fare, vieni, siediti. Piano... Come piano? Vai troppo veloce, dammi tempo per abituarci. È una cosa seria questa, inizieremo a lavorare tutti e due. Aspetta che rido. Non fare lo scemo e ascoltami bene, capito? Non riesco a smettere, non riesco a smettere. È per portare via i bambini da quella casa. Siamo minorenni. E qual è il minorenni problema? Beh, troviamo un lavoro, guadagniamo i soldi e con quelli sarà tutto più facile, no? Sì, speriamo di sì. E poi cosa vuoi fare? Però... Restare in quella casa? A obbedire a quel conte che si crede il capo, ma che è un pazzo, secondo me è solo pazzo. Tra poco un colloquio di lavoro. Ti assumono, con quella faccia ti assumono, aspetta. Non ne sono certo. Mi è appena venuta un'idea. Andiamoci tutti e due. Andiamo tutti e due, ah, sì. Magari gli servono due persone, magari ci assumono davvero tutti e due. Sì, ma sto bene così, sto bene, sto bene, sto bene, sto stai bene. Molto bene, vestiti, stai molto bene, stai molto bene, se fossi mio fratello ti darei un bar. Ci siamo quasi. Mi raccomando. Resiste ragazzi, fate piano. È cemento. Dai. Pesa. Dai, avanti. Dai, piano. Bravo, presto. Dai, su. Mi aiuto io. State calme. Appoggiatevi. Su. Finalmente libera, tesoro. Libera. Portatele via. Tranquille. Portatele fuori con il resto del cemento, per favore. Che brutta serva. Silenzio, basta. Basta. Desidero comunicarvi che la casa è stata già divisa. Eh? Ed è stata divisa in settori, uno per ogni gruppo. Così non vi incontrerete e non entrerete in conflitto, capito? Ci saranno stanze condivise,
come la cucina, la sala da pranzo e il salone. E territori neutrali, come l'ingresso di casa. Così saremo libere di litigare tranquillamente. Non fare la spiritosa. Spero che rispettiate il patto, perché è l'unico modo che abbiamo per mandare avanti una convivenza più o meno dignitosa. Vi pare? Sì, infatti. Pardon, signore. Che c'è, Evaristo? La colazione è pronta. Molto bene. Venite tutti, andiamo a mangiare. No, non potete, che peccato. Sì che possiamo, ci mancherebbe. Aspettate, io ho un dubbio. Sapete qual? Dirmi qual è il mio settore della casa? Allora... Zitto, stupido! Massimo, è una situazione ridicola. Che vadano a mangiare in cucina, quello è il loro posto. Questa sala è nostra. Sì, ha ragione. Però la casa è nostra, se volete andatevene voi in cucina. Lascia, caro, ti aiutare io ad aprire. No, posso farlo da solo, con questo tappo è molto più facile. Guarda, visto? Lascia questa brioche, capito? È mia! No, questa è per Thomas, prendine un'altra. Per favore, è per il bambino, prendine un'altra. Zitta tu! Malala, per favore, dai la brioche al ragazzo. Mangiati un toast. Va bene, stavolta faccio così perché me lo ha detto il conte Massimo. Bene, bene, era ora. Ti prego, Massimo, di non gridare finalmente. In quel modo sguagliato. Scusami, signor conte, puoi gentilmente comunicare alla strega Delfina che questo lato è il nostro territorio e che qui possiamo cantare e ballare quanto ci pare e che se non le piace può sempre prendere la sua scopa da strega e volarsene via da qualche altra parte. Flor, per favore, come puoi parlare così a Delfina? Esigo che tu le chieda subito scusa. Neanche morta. Voglio che ti scusi, o non lavorerai più in questa casa. Scusami, Delfina. Permesso, vado al bagno a rinfrescarmi. Coniglietto, ti ho portato la colazione. Non vuoi mangiare? Come mai? Sei sempre affamato. Sei molto caldo. Hai la febbre, povero piccolo. Ma che posso fare adesso? Hai visto, bambina, eh? Come ha parlato a quella serva il conte. Che bel momento, te l'avevo detto, eh? Manca il colpo di grazia, nient'altro, perché il conte sia esclusivamente dalla nostra parte. Sì, però a me non piace come la guarda, non mi piace affatto. Ah, non ti preoccupare, mia cara, per certe stupidaggini. Che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Non lo so che giorno è oggi, che giorno è? Sei distratta, assolutamente distratta. Domani scade il tempo deciso da tuo padre nel testamento per reclamare i soldi dell'eredità di Saint-Jean. Quella ma che mi importa di quella? Se non reclamerai i soldi entro oggi, allora secondo me non li avrà mai più. Ti sei raffreddata, povera cara. Deve essere il cambiamento di temperatura della vasca. Quell'entrare e uscire deve essere stato fatale. Questa è allergia. Allergia. È allergia. Qui c'è un animale. In casa c'è un animale. Dove? Lo sento, lo so. Ma se attacco quella bestia qui in casa, la spello viva. Allora è stata la tua amica, Carla, a dirti del lavoro, è stata no, lei? No, non è mia amica, diciamo che sì. È qualcuno che conosco appena, nient'altro. Bene, amica, conoscente. Sta qua allora. No, non può essere qui. Aspetta, fammi vedere. No, non può essere. Però è qui, perché è qui e basta. Vestito così vuoi pulire i merluzzi? Che ridi, anche tu devi pulire il pesce. Ciao. Bene, ora sapremo se il figlio di papà è capace di fare qualsiasi lavoro. Conte arrogante dei miei stivali, ma chi si crede di essere? È uguale alla strega, pensa che siccome è ricco può trattare male tutti gli altri. Io sono povera perché lo voglio, perché se lo volessi sarei multimilionaria o no, e tu lo permesso, sai bene. Permesso, entro, ti spiace? No, non puoi entrare, che succede? Hai le scarpe sporche e te le vuoi pulire su non di me? Non mi trattare così male. Ti tratto male? Mi hai appena umiliata di fronte a quelle streghe che ora si atteggiano come i pavoni reali e io ti tratto male? Flor, l'ho fatto solo per stabilire dei limiti, ho dovuto dare l'esempio, altrimenti i bambini ci mandano al manicomio. Per favore, non ti atteggiare a giusto, perché io sarò anche una tata e maleducata, ma tu in questa casa sei meno di una macchia, hai capito? So che in fondo non ti dispiaccio affatto. Sì, in fondo a destra e adesso esci, no, perché questa è la non mia stanza e tu qui non c'entri niente, è chiaro?
Ora che ti prende? Perché ogni volta che sono con questo pagliaccio brilli tutto come se fossi felice? Non capisci che è un stupido? Mi arrendo, mi arrendo, va bene, basta, 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 mi arrendo, basta, basta. Mi hai sfondato i timpani con tutti gli insulti che mi stai lanciando, principessa. No, perché me lo dici tu, dovrei tacere? No, perché sei la donna più insopportabile che abbia mai conosciuto. E non capisco. Non capisco perché mi piaci tanto. Sai, da quando ti conosco, l'unica cosa che voglio fare è... Cosa? Questa.